Benvenuti in questo nuovo video di audiobook di storia dell'arte. Questa è la nuova rubrica in cui parleremo di storia dell'arte. Le mie considerazioni verranno pubblicate dopo aver finito di leggere il primo modulo di storia dell'arte, che è la preistoria, e si riparte con il modulo che parla della preistoria di storia. Quindi si riaprirà di nuovo la rubrica di storia. Se i video vi piacciono, mettete un mi piace, condivideteli e iscrivetevi al canale. La preistoria. Nel grande silenzio dei millenni, privi di documenti scritti, l'arte preistorica è in un certo senso per noi l'unico sostituto della parola e la più diretta estrinsecazione del pensiero umano. Tanto più importante fu il piano dei documenti che costruiscono la storia, in quanto essa esprime una mentalità collettiva più che singola. Prerequisiti e obiettivi, la preistoria. Quelle che vediamo qui a fianco sono tre opere dell'arte molto note, risalenti a tre diversi periodi storici: l'antichità, il Rinascimento e la fine dell'Ottocento. Ciò che le accomuna è il fatto di essere frutto della volontà umana, di comunicare un'interpretazione della realtà o di svelarne una dimensione inaspettata, un'esperienza nuova e non altrimenti conoscibile nella vita degli uomini. In effetti, la concezione e la realizzazione di opere d'arte è una delle caratteristiche proprie dell'essere umano, è uno dei più evidenti segni della cultura. Il nostro paese, inoltre, è uno dei più ricchi di tradizioni artistiche e conserva un vasto patrimonio di opere appartenenti a tutte le epoche, che è oggetto di grande interesse internazionale, e anche per questo probabilmente che ciascuno di noi si accosta allo studio della storia dell'arte, avendo già i prerequisiti necessari, seppur a livello superficiale, per affrontare questa dimensione della storia dell'umanità. Osserviamo alcuni reperti della preistoria dell'umanità che ci aiutano a mettere a fuoco gli obiettivi di questo modulo. Il primo è una punta di freccia, uno strumento utilizzato per cacciare, ottenuto mediante una rudimentale attività artigianale. Il secondo è un frammento di propulsore a forma di bifonte, ricavato da un corno di renna,
Anche il propulsore aveva una funzionalità primaria, ma l'uomo che ha fabbricato questo pezzo ha voluto imprimervi la forma della vittima e lo ha fatto in modo da trasformare la sensazione di potenza dell'animale che doveva impressionare il suo immaginario. Il terzo è un dipinto tracciato sulla parete di una caverna. Non si tratta più di uno strumento immediatamente utile per compiere un'azione, ma di una rappresentazione che ha finalità emotive, simboliche, forse religiose, è innanzitutto il cammino dell'arte. Interroghiamoci ora sulle origini di questa manifestazione ge del genio umano. Le opere di cui parlavamo prima che il modulo G illustra sono queste. Ora vi leggo le didascalie. Si è bloccato. Oh! Aspettiamo che si sblocca. Se no ne devo caricare due.